L'estate è ormai entrata nel vivo e con essa anche il turismo, tra chi preferisce la costa ed il suo mare e chi invece addentrarsi all'ombra del verde dell'entroterra e passeggiare per storici borghi. All'interno di queste richieste, il comune di Mondolfo si inserisce per soddisfarle entrambe, come racconta il sindaco Barbieri che fa il punto sull'estate turistica mondolfese. Siamo soddisfatti della stagione. La proposta degli assessorati al turismo e alla cultura è stata una proposta davvero di grande qualità. Abbiamo avuto tanti eventi per tutti i gusti, dalle rassegne letterarie al festival musicali. Abbiamo da poco concluso il festival degli anni Ottanta con un grande concerto di Raf, che è stata una figura iconica di quegli anni, ma abbiamo avuto anche grandi autori del panorama culturale italiano. Italiano con la rassegna letteraria come un libro all'aperto, tanta partecipazione, le iniziative del comune ci fa davvero molto piacere. Il ringraziamento come amministrazione comunale va a tutti i volontari delle associazioni del territorio che contribuiscono con noi all'accoglienza dei turisti nel nostro territorio attraverso eventi di qualità. Ora ci apprestiamo ad un mese, a delle settimane molto importanti dove vediamo tanti turisti per le strade e le vie del nostro territorio, quindi ci fa davvero molto piacere. In più avremo la settimana dedicata a Mondolfo, di capitale italiana della cultura, insieme a Pesaro, che sarà una settimana di grandi eventi sulla fisarmonica, che è uno strumento che ha caratterizzato il nostro territorio e la storia di Mondolfo. Non solo la costa di Marotta, ma anche il borgo storico di Mondolfo. Su questa doppia attrazione turistica si basano anche altre attività del comune per attrarre i turisti. Il nostro territorio è proprio la terra delle due vacanze in una, quindi Mondolfo, uno dei borghi più belli d'Italia con il suo centro storico, e Marotta, la località turistica con il suo mare, bandiera blu. E quindi cerchiamo, attraverso le iniziative, anche con il sostegno delle associazioni del territorio, di far vivere appunto il territorio, far conoscere i luoghi più belli e suggestivi che abbiamo. Ad esempio, tutti i mercoledì con l'Archeoclub organizziamo le passeggiate lungo il centro storico con dei ragazzi che ci danno una mano a far conoscere le bellezze, il patrimonio artistico e culturale che abbiamo, ma tante altre piccole iniziative che organizziamo per tutto il territorio e quindi per accogliere al meglio i turisti che verranno a visitarci anche nelle prossime settimane.